Sono molto felice di partecipare a questa prima serata di Rai 1, in quanto sono stata condannata all'ergastolo perché ho ucciso per onore. Sì, il mio nome è Catena Militello, Militello è il cognome. Io... Scusate, ho un rispetto proprio. Sì, sono stata condannata all'ergastolo in quanto che il mio fidanzato, che di nome fa Ignazio, detto Peppe, mi prendeva contro la mia stessa volontà. Botte e sperle erano il mio pane quotidiano. Il giorno del nostro fidanzamento mi regalò l'anello, poi mi portò in cantina. Voleva... Sì, voleva il mio corpo. E io gli dissi, e la mia mente? Ci penseremo. Allora io ho preso un osso di prosciutto, crudo, e gliel'ho detti sulla testa, che l'avevo visto fare in un film. Quello cade al suolo senza alcun lamento. Io non ebbi alcun rimpianto. Dopodiché salì al piano superiore a gustare alcuni dolcetti tipici del mio paese, sì, che si fanno in festose ricorrenze, battesimi, cresime, matrimoni, eppure funerali. Tutti mi chiesero dov'era e io risposi al bar, cosa che faceva spesso. Poi la notte scesi in cantina e cucinai. E lo cucinai fino all'alba. Dopodiché salì al piano superiore a preparare la colazione per i miei 7 fratelli, cosa che facevo spesso. Fui scoperta dall'appuntato dei carabinieri che venne a pranzo la domenica successiva. Purtroppo i denti non ero riuscita a eliminarli tutti. Di questo fidanzato mio, Ignazio, detto Peppe, io conservo un carissimo ricordo. Lo porto pure sempre con me. Eccolo. Ignazio era un uomo grande, grande e grosso, grosso. Questa era la falange del mignolo. Io sono venuta qua, sono qua ora a dare la mia testimonianza, dalla quale ho tratto molto dolore, ma soprattutto un libro che si intitola Voleva il mio corpo, sottotitolo, e la mia mente? Ci penseremo.